scendiamo nello scurolo dell'abbazia di Fruttuaria. Lo scurolo è una cripta che c'è sotto l'altar maggiore. Qui sono radunati i cosiddetti corpi santi. Sono delle reliquie che il cardinale delle Lanze portò dalle catacombe romane quando istituì la sua diocesi di Fruttuaria. Questa, diciamo, è la parte religiosa profonda. Ma anche qui, attorno a questi corpi, sono nate delle leggende. Ognuna di queste dice che questi santi erano taumaturgici, cioè facevano dei miracoli. Ora, di tre purtroppo abbiamo perso il senso, non sappiamo più cosa facessero, che pure nella tradizione dei nostri vecchi c'era. Questi portati in processione fanno miracoli, ma di due è rimasta la tradizione. Sono i santi Clemente e Massimina. E questi qui sono definiti i santi della pioggia. In piemontese si dice il proverbio che quanti corp santa bugian a pie, non che si muovono da soli, non sono zombie, ma che vengono portati fuori in processione, vengono portati in giro, vengono portati su. Si verifica questo miracolo. Negli ultimi 25 anni li abbiamo portati su 5 volte e San Benigno ha avuto 5 alluvioni. Io direi che funzionano. E a proposito di miracoli, c'è un'altra curiosità sempre nello scurolo che riguarda la tomba del cardinale delle Lanze. Il libro dei rimedi medici del Canavese, edito nell'Ottocento, cita una cosa curiosissima che dice: il popolo di San Benigno, per curare la febbre, andava sulla tomba del cardinale, raspava un po' di quel marmo, poi lo inghiottiva e guariva.